Ho in mano queste due belle cose, un libro e un disco con lo stesso titolo, Materiale Domestico. È un'autobiografia, scritta e cantata, ovviamente, e suonata 2019-1969, a ritroso nel tempo, e ci sono delle cose, cioè del materiale domestico molto interessante di una grande artista, di una grande voce, che sono sicuro che il pubblico di Radio 2 e Social Club ha già apprezzato in altre occasioni e continuerà ad apprezzare, che è quella di Nada, con noi! Eccola! Eccola! Un grande ritorno! Ecco, Nada, accomodati! Sì, sì! Che bello! Noi ci vediamo una volta all'anno qui a Radio 2 Social Club, un po' come il Natale, tiriamo fuori il Pandoro. Oggi abbiamo il cuore di Telethon, ma insomma... È vero, è vero. Non è molto che sono venuta, no? Un po' di mesi fa. Sì, prima dell'estate. Sì, esatto. Ancora prima, quando è uscito. È un momento difficile, tesoro, il mio... ultimo album, il tuo ultimo sì. lavoro. Beh, esatto. Vedi, io benedico questo programma Radio 2 Social Club perché gli artisti hanno una strana cosa, siccome la loro passione vera è il loro mestiere, se non ci si vede in prossimità di qualche lavoro da fare insieme, si finisce che uno si perde un po' di vista, è vero? Così? Sì, ogni tanto ci arrivano i saluti, no? Sai, ho incontrato, ti saluta, ah sì, risalutalo, però poi sì, perché uno vorrebbe vedersi più spesso, però in realtà il lavoro di tutti porta, invece Radio 2 Social Club comunque è un punto di riferimento dove alla fine ci ritroviamo. Social, è un social, è molto social. Social. È molto sociale, è molto sociale. Che è una parola bella, no? È molto, assolutamente. Molto bella, è un social ante litteram, cioè prima dei social network. Questo è un vero social perché noi lo abbiamo rubato letteralmente da Buena Vista Social Club. Ma non prima dei centri sociali? No, non ci siamo arrivati. Quindi social è una bella parola. Solo 10 anni di storia. Perché vuol dire, insomma, incontrarsi, no? Stare insieme, scambiarci. Condividere. Condividere, che è una cosa bellissima. E tu hai condiviso tanta musica, 50 sì. anni. Ah, innanzitutto mi è piaciuto molto questo fatto che hai messo prima la data di oggi, cioè 2019-1969. Come a dire, ragazzi, qui non è nostalgia, non è un'operazione nostalgia. No, non è così, no, perché diciamo con questo, diciamo, ripercorro un po' il lavoro che ho fatto, diciamo, in tutti questi anni, ma soprattutto da un certo punto in poi, quando insomma la mia storia me la sono un po' presa in mano io. Gli inizi poi sono importanti, è stata una cosa bellissima, perché sennò non sarei qua, però come dico sempre, quella è una cosa, diciamo, che se ne è parlato, si sa tutto eccetera, quindi io ho solo accennato appunto a un mio sentire in quel momento quando io ho iniziato. Poi la storia continua con i lavori, è un racconto, diciamo, di un percorso, proprio di un'evoluzione proprio nel lavoro. È molto tecnico anche, racconto molti incontri di musicisti e quindi di conseguenza aneddoti di cose che abbiamo condiviso insomma io, diciamo, che ho scritto questo libro anche, no? Ma l'idea è nata proprio invece subito dal disco, dal materiale che ho trovato. Non è che non lo sapessi di non averlo, però tante volte hai le cose lì e non ci che pensi. Cos'è che no? Siccome oggi parliamo di ritrovamenti, di cose che rispuntano fuori dalle case, dalle cantine, dai ripostigli. Che cosa ti ha sorpreso in questa ricerca di materiale domestico? Beh, mi ha sorpreso innanzitutto veramente questo tanto materiale che io ho accumulato, che non mi rendevo conto. Sono cambiati poi i formati, no? Negli anni. Sì, dalle cassette ai CD, ai nastri, alle bobine, insomma. Il Revox. Ma non una decina, ma centinaia. E quindi dentro queste centinaia di materiale, dentro c'erano canzoni, storie, parole, musiche. Tutto da tenere. Tutto da o qualcosa da nascondere? No, tutto da tenere. Nessuno scheletro nell'armadio? Niente, no, assolutamente. Anzi, io all'inizio pensavo di far uscire un 100, poi qualcuno mi ha detto no, guarda, è un po' troppo, 100 canzoni, perché sono rimasti tutti ancora nell'armadio, anche se ho approfittato, ho messo anche un po' d'ordine, che ogni tanto anche riordinare non fa male. E allora ho pensato di fare proprio questo disco, questo materiale domestico, così, anche perché quest'anno era, diciamo, una data. Io, insomma, sono tanti anni che faccio questo lavoro e quest'anno erano, diciamo, 50 anni, così. Allora tutti fai una bella
fai, non era per questo che l'ho detto, soprattutto perché appunto molti mi dicevano fai una bella compilation, già bella compilation, non so cosa vuol dire, ma insomma non mi riguarda. E allora quando mi sono trovata in mezzo a tutto questo materiale ho pensato, ma sì, in fondo, cioè raccontare proprio il lavoro, il percorso, le cose belle che sono successe, ma anche la fatica, perché io appunto da un certo punto in poi, quando io ho preso in mano la mia storia, mi sono resa conto scrivendo questo percorso, veramente io ho fatto, sono stata coraggiosissima, sì, me lo devo dire, perché ho fatto tutto da sola, contro tutto e contro tutti. Lo sei stata. Ho affrontato. Lo sei stata, confermiamo. Ma anche incosciente. Ma così bisogna essere. Un artista fondamentalmente ha quasi un obbligo, se vuole rimanere artista, di sorprendersi e di sorprendere. Nel tuo album c'è hai scritto una cosa che vorrei che tu leggessi per sì, noi. Sì, perché il disegno di questo album è una casa stilizzata, materiale domestico, non a caso, insomma, c'è un logico, però è la mia casa questa, no? E allora io preparando questa copertina, immaginandomi dentro la mia casa e con tutto questo materiale, con tutto quello che è il mio lavoro, sempre che scrivo, che faccio, mi è venuto di getto questo piccolo pensiero che dice così: il tetto è tra le nuvole e la pioggia incalza sulle spalle di mattoni. Superbe sono le porte, felici le finestre. Il vento conosce la via, sa come entrare, si lamenta cantilenando, impaziente sbuffa. Il sole ad oriente scalda il mio cuore e l'anima trova la pace, trova la voce. Ed esce come una bomba, rimbalza sulle mura un canto quasi sempre disperato, al sicuro nella mia casa. Nada, Malanima, materiale domestico. Questa è Radio 2 Social Club, ci state sommergendo, non di pioggia perché ce ne abbiamo abbastanza, ma di messaggi. Per Erasmo sei stato il primo amore, proprio. Sai per quanti è stato il primo amore? C'è la fila qui, caro Erasmo. E ti ricorda Lucrezia, che ci scrive da Parigi, che ci sta ascoltando, e in una bellissima serata al Caterratune di Senigallia. Sì. Oppure Luca, che ti ha visto al castello medievale, insomma, tantissimi vengono ai tuoi concerti. Ma c'è stato un ritrovamento che mi ha, a parte i tuoi 45 giri che ce li hanno tutti e li hanno ritrovati tutti, c'è stato un ritrovamento che mi è piaciuto abbastanza, che sono è quello di Francesco, che ha trovato le locandine. Questa è un'altra cosa bella a proposito di materiale domestico, quando la casa ti nasconde qualche cosa e quando lo ritrovi ti emoziona. Sì. Le locandine originali dei film come Easy Rider, Arancia Meccanica, Qualcuno Piace Caldo, 2001 Odissea nello Spazio e Amarcord. Direi a Francesco, io le farei incorniciare per non perdere l'emozione di quelle bellissime suggestioni. Ma voi ci pensate che Nada era un mito e poi la mattina andava a scuola? No, zompavano addosso tutto. Sì, per poco, purtroppo. Cioè il preside le chiedeva l'autografo. Però gli poi ho continuato da sola. Pensa che bello, quel preside che ti chiedeva l'autografo. Lei che diceva... bello, io ero incazzata nera. Io mi ricordo i servizi del telegiornale, ragazzi. Fastidio tutti, ma io mi ricordo Nada con i libri sotto al braccio. Più. Esatto, ma io volevo andare a scuola, volevo fare quello che dovevo fare, invece non me lo permettevano. Però dopo io ho dovuto smettere, ma ho continuato da sola, mi sono preparata, ho cercato di imparare, di conoscere, perché è importante conoscere, andare avanti. Per conoscersi e per conoscere e per stare meglio insieme a tutti voi qua e a tutti gli altri, quelli che ci ascoltano e quelli che incontriamo. Oh, Nada con noi, con materiale domestico. Tra le cose di materiale domestico, oggi abbiamo già fatto ascoltare ben due cose. Come una roccia, che è uno degli inediti. Quanti sono gli inediti? Quattro inediti. Su 24 canzoni. Su 24 canzoni, esatto. Le altre sono, diciamo, già canzoni uscite nei vari dischi, appunto dall'Anime Nere fino a Momento Difficile Tesoro, e sono proprio le canzoni come nascono, quando le fai, tu lo sai benissimo, con strutture anche diverse, con certo. Suoni per lo fai. Sono versioni inedite, è come se fossero tutti inediti, anche se le conoscete, è come se fossero tutte inedite, perché sì. Sono le versioni che non arrivano frequentemente al pubblico, sono quelle versioni meno infiocchettate, meno confezionate, ma forse più vicini all'anima
di quella composizione, di quella canzone. Sì. Più vicini al momento della genesi, del esatto. momento in cui le hai pensate e le hai scritte. Sì, è proprio così. È un lavoro che poi dopo, spesso quando vai in studio, magari per arrivare al massimo, così, spesso con i musicisti con cui poi collabori e ti devono aiutare a che queste cose vengano fuori al meglio, non succede sempre così. E poi quando ti ritrovi ad ascoltare le versioni originali dici, però qualcosa si è perso, no? E ce n'è una che mi piacerebbe che ascoltare, che farvi ascoltare. Dal vivo. Ah, dal vivo. Ah, no, allora, dal vivo. Ah, dal vivo, scusa. Ah, ma adesso io sbaglio sempre i tempi. No, no, no. Sono un po' disordinata. No, e noi non ci rinunciamo. Me lo dico. Non ci rinunciamo. Me, sei disordinato, ma mica tanto. Hai ritrovato un sacco di materiale. Quello, hai ritrovato 100 canzoni. Hai ritrovato. Mi sono molto sforzata. No, perché ti dico dal vivo, perché ce l'avranno scritto 500 persone. Sì, sì, no, ma è un piacere per me. Che amerebbero sentire proprio Luna in piena. Luna in piena. Dal che, vivo. Dal vivo, che adesso io farò nella versione così come è uscita. Mentre qui nel disco c'è una versione... che non era proprio così, però adesso qui facciamo quella originale. Qui facciamo quella che conosci. Luna in piena con la Social Band. Eravamo tutti assorti qua con Francis, con il nostro pubblico, a seguire questa bravissimi, performance. Bravissimi. I musicisti bravissimi come sempre, grazie, bravi. Scusa, ma un nostro ascoltatore ti ha segnalato, Stefano. Ci ha segnalato che esiste nella tua lunga carriera, 50 anni di canzoni, tante esperienze fatte, una versione giapponese di Ma che freddo fa. La sai a memoria? Eh no, ahimè, questa mi manca. No! Questa mi manca, questa mi manca. La versione giapponese, sarebbe bella però, la versione giapponese Ma che no, freddo non fa. Non penso che sarebbe bella. Sarebbe bello ascoltarla, buono, sarebbe molto bella ascoltarla. No, lasciamo, sorvoliamo. Senti, una cosa che mi ha colpito molto, che tu hai detto, è la mia è stata una carriera lunga, il successo, i fatti miei, i viaggi, ogni tanto c'ero, ogni tanto no. Oggi mi è sembrato che tu ci fossi. Ti è sembrato, ma non si sa. Non si non sa. Non lo so neanch'io. Senti, tra le tue letture preferite, visto che hai scritto altri libri, insomma, sì. oltre a Materiale Domestico, sì. tra le tue letture preferite so che c'è Dostoevskij e Delitto e Castigo. Mi sbaglio? Sì, sì, questa, ma ce ne sono tantissime. Dostoevskij è uno dei miei autori preferiti, come un po', diciamo, anche altri russi, perché mi piacciono molto i polpettoni. È una passione che condividi, no, con senso, Trump e con Salvini. Nel senso bello della parola, no? Mi piace molto, così come appunto Dostoevskij descrive un po' il nostro essere umani, no? Con tutte le nostre problematiche, che sono tante, in una dimensione, diciamo, della natura, della vita, molto, molto solitaria, molto profonda, dove i pensieri escono da riflessioni, da momenti di vita molto intensi. Ecco. Senti, per un cantante, per un artista, qual è il delitto e qual è il castigo? Qual è il delitto e qual è il castigo? Forse è esserci. Radio 2.